Roberta. Roberta, buongiorno. Buongiorno, ragioniere. Come stai? Bene. E Federico? Federico sta bene, ha dormito e questa mattina è di ottimo umore. È forte. È coriaceo come suo padre. Beh, magari. Io direi che quella coriacea è sua madre. E anche tu hai un'ottima influenza su di lui. Beh. Voi donne sapete sempre come sostenerci. Chi parla di sesso debole lo fa perché è spaventato della vostra forza. Io non ho fatto davvero nulla. Dici, tu ami Federico e ci sei per lui in questo momento con la tua forza. Ti sembra poco? Io spero davvero di essere all'altezza perché non mi sento per niente forte. È che ora sei spaventata, ma lo siamo tutti, sai. Ma dobbiamo anche essere coraggiosi per Federico. Io e Silvia ti siamo grati non sai quanto. Ho fatto soltanto quello che qualsiasi ragazza avrebbe fatto al posto mio. Qualsiasi ragazza non sarebbe stata in grado di dissimulare così i propri sentimenti. Quando l'hai visto su quella sedia a rotelle deve essere stato uno shock anche per te. Ma sei stata bravissima, sei stata coraggiosa, ottimista, l'hai sostenuto. Io sono felice che la mia presenza possa essere d'aiuto. E lo è. Siamo un po' in anticipo, prendiamo un cappuccino. No, io ho già fatto colazione, grazie. Va bene, facciamo un piccolo strappo alla regola, vieni. Ma non è che facciamo tardi? Mi prendo la responsabilità di questo rapimento. Ecco qui un bel caffè corretto per lei. Prego. Con permesso. Buongiorno, Marcello. Buongiorno. Possiamo avere due cappuccini, due brioche e magari anche qualche dolcino? Per me, signorina, grazie. Per lei e la signorina solo il meglio. Vogliamo sederci a un tavolo? Mi dispiace, al momento siamo al completo. Pensavo che questa sera potresti venire a cena da noi, che ne pensi? Sarei venuta a trovare Federico nel pomeriggio, non vorrei disturbare, sono sempre da voi. Ormai sei una di famiglia, anzi appena arrivo in ufficio telefono a Silvia, così l'avviso. Va bene, grazie. Ragioniere. Buongiorno, Salvatore. Che notizie ci porta di Federico? Inaffondabile come sempre? Di più. Pochi mesi di militare hanno fatto di lui un vero guerriero, stoico e combattente. I medici cosa dicono? Beh, per il momento non può camminare, ma in un paio di mesi dovrebbe rimettersi in piedi. E gli dica che qui facciamo tutti il tifo per lui. E se vuole gli posso portare cornetto e cappuccino ogni mattina. Grazie. Gli porti anche i miei auguri, ragioniere. Anche se non lo conosco, io spero davvero che si rimetta più presto. Ragazzi, grazie. Sarà contento delle vostre attenzioni. Poi adesso è accudito da mia moglie e da Roberta. Scusate. Io mi sono ricordata che avevo detto a Dora che l'avrei aiutata col reparto accessori, è meglio che vada. Aspetta, ti incarto i dolci se vuoi. No, grazie, non ti preoccupare. Puoi portare delle ragazze? Magari passo dopo, grazie. Va bene, magari puoi portarli tu più tardi alle veneri. Sì, certo. No, uno lo mangio. Scusi. Sì. Oramai non ti accorgi più di me. Pochi mesi di matrimonio e già mi dai per scontata. Sei bellissima. Certo. Vuoi un po' di caffè? Ero impegnato in un complicatissimo calcolo. Ipotesi sulla data del parto. Dovrebbe nascere, diciamo, per Ferragosto o poco prima. Lo so. Sono settimane che mi immagino piena di sudore nella clinica più esclusiva di Milano prenotata dalla zia. Sì, ma se ci organizziamo per tempo, diciamo, ecco, subito dopo noi tre potremmo andare a Rapallo. Perché no? Mare, spiaggia, ombrellino per il bambino. Non vedo l'ora. Dovrò costringerti a lasciare il paradiso, immagino. Ti sbagli? Sì, certo. Lo dici soltanto perché ad agosto siamo chiusi. Ah già, è vero, non ci avevo pensato. Ma perché pensi che io voglia allattare nostro figlio dietro la scrivania? Non mi sorprenderebbe, sai? Invece dovrai rilassarti e goderti il momento. Hai un'aria un po' stanca. In effetti stanotte non ho dormito bene. Ma non è per la gravidanza. Sì, il libro dei sogni. Sì, non ho ancora trovato l'idea giusta, Vittorio. Al momento c'è soltanto un collage dei desideri dei clienti.
Sai, per essere creativi, a volte bisogna imparare a rilassarsi. Detto da te poi, Vittorio. Sì, però se fai così, a me viene solo voglia di baciarti. Vogliamo chiedere un parere ad un esperto? A un filosofo, un saggista? Che scriva un'introduzione sociologica sul fenomeno italiani e desideri. Che dici? Noioso. Intellettuale. Freddo. Posso scattare delle foto. Affiancare ai desideri delle immagini. Molto emotive. Non ti piace? Troppo didascale. No, non mi fa impazzire tutto qui. La sostanza non cambia, non è l'idea giusta che stiamo cercando. Intanto andiamo perché è tardissimo, dai. Sì, va bene. Continuiamo a parlarne in macchina se vuoi. Sì, o in ufficio, o a pranzo, o in galleria, ovunque tu voglia, purché si trovi una soluzione. Grazie. Prego. Sembri la regina Elisabetta che medita sul verdetto di Maria Stuarda. Ma tu vuoi adularmi per la mia regalità o per l'impeccabile contegno? Per il contegno e per la strategia di guerra. Hai litigato con papà? No, tutt'altro. È uscito presto stamattina per occuparsi dei suoi affari. Posso godermi mio nipote in tutta libertà. Almeno finché saremo soli in questa casa. Cosa vuoi dire? Si aggiungerà qualcun altro a tavola? Magari un giorno Ludovica o chissà, sua madre. Potrei capire l'allusione a Ludovica, ma non capisco cosa c'entri Flavia. Come vedresti un'unione tra Umberto e Flavia Brancia? Papà con Flavia? Mm. Sarebbe una caduta di stile, ma non posso dire che non sia da papà. Ma tu non hai notato niente. Ludovica non ti ha riferito qualcosa su tuo padre? Non mi interessa quello che fa lui, specie con le donne. Poi, dopo l'esperienza fallimentare con Andrina Mandelli, non credo voglia portare altre donne a casa. Rimarrà lo scapolo impenitente di sempre. Invece non pensi che un giorno potrebbe legarsi a qualcuno in modo esclusivo? Non vorrei essere nei panni di Flavia. O di qualunque donna si illuda di poter contare qualcosa per lui. Lo sai come fa papà. Prima gli servi ed è gentile, poi non gli servi più e ti butta via. Chi lo ama ha un destino triste. Io mi sono solo messo al riparo. Però Umberto è anche capace di grandi slanci. Con voi figli, per esempio. Sì, con Marta. E con te. Sei l'unica che tiene a bada la sua vanità. Forse perché sono più vanitosa di lui? No, forse perché lo conosci. E in tutti questi anni di stretta convivenza non hai mostrato un momento di debolezza. Sono pur sempre una regina. E non ho nessuna intenzione di essere detronizzata. È per questo che ti preoccupa tanto, Flavia? Preoccuparmi? Non direi. Solo voglio sapere cosa succede nel mio regno. Dovevo consegnare dei caffè e ti ho portato i dolci di stamattina. Grazie del pensiero, ma sto lavorando. Io non vedo molte clienti. E invece ho un sacco di cose da sistemare, poi devo andare al magazzino per rifornire nuovi reparti. Guarda che mi dispiace veramente per Federico. Immagino sia terribile trovarsi nelle sue condizioni. Federico si rimetterà. Non hai sentito ragione al Cattaneo? No, non ero lì a origliare, lavoravo. E comunque se Federico si rimetterà, mi spieghi perché stai così? Così come, scusa? Così male. Ti si legge in faccia. Tu non sai mentire. Ma dobbiamo continuare a ignorarci per sempre? Hai dei ripensamenti. Io no. Ho capito, sei arrabbiata con me. Sono arrabbiata con te. Voglio soltanto essere lasciata in pace. Sto bene, Federico sta bene. Che cos'altro c'è? Che cosa ti devo dire, Marcello? C'è che vorrei sapere cosa ti passa veramente per la testa. Ci siamo già detti tutto.
E tu sei stato molto chiaro con me. E tu lo sei stata con me? Io non ho altro da dirti. Come vuoi. Ecco, tesoro, attento. Dai, mamma, faccio da solo. Sei dimagrito, lo sai? Lo so, me lo dici sempre. Stasera ti cucino i tuoi piatti preferiti e li mangi tutti. Se no cosa fai? E mi fai alzare la tavola? I tuoi amici li hai sentiti? Potremmo invitarli qui domani pomeriggio. Voi chiacchierate davanti a un caffè e io mi chiudo in camera e non vi disturbo. Non so se mi va di invitarli. Non ti vergognerai mica della tua condizione? Mamma, non mi vergogno. Ho fatto un incidente, non sono mica invalido. O perlomeno lo sono, ma temporaneamente. Senti, fra poco la smetterò di andare in giro con questa. E i miei amici andranno a trovarli con le mie gambe. Nel frattempo ci siete tu, papà e Roberta. E con lei ti senti a disagio? Solo un po'. Ma poi la guardo e mi sento invincibile. È come se non temessi più nulla. Non ti avevo mai sentito parlare così. Non che prima non mi accorgessi di quanto fosse importante per me. Ma adesso che sono qui, immobile, su questa sedia, senza distrazioni, è tutto diverso. È come se non contasse altro. Spero che ci sarà sempre per me. Ma non c'è solo lei. Non voglio entrare in competizione con nessuno. Lo stai facendo? Tesoro, io sono felice che Roberta ti sia vicina. È una ragazza speciale. Lo so. È molto importante per me. Senza di lei non so se riuscirei ad affrontare tutto questo.